Una sconfitta Luciano con poche attenuanti, vittoria meritata della salernità. Beh assolutamente, insomma, quando commenti un 3-1 c'è poco, poco da dire, il rammarico chiaramente che, che abbiamo è che dopo l'1-1 avevamo leggermente l'innezia dalla nostra parte, e ci siamo riversati di là perché volevamo portare a casa il bottino pieno, insomma in quella situazione poi abbiamo preso un gol. Chiaramente evitabile, difesa schierata, una, insomma, un gol assolutamente evitabile, ma insomma merito alla Sernitana che insomma, ha vinto meritatamente. Pescara troppo passivo in campo, anche in occasione del gol del 2-1 di Allob. c'è stata ecco, l'azione del giocatore della Sernitana che ha spadroneggiato nella vostra area di rigore. Beh appunto mi riferivo a, a questo, questo gol. Eh, dobbiamo prendere spero pochi gol ma non questo dove, dove chiaramente si parla di, di atteggiamento, di, di voglia di non prendere gol, siamo fatti infilare in maniera troppo, troppo semplice, insomma però non è un discorso di singolo, è un discorso di squadra. Palmiro in panchina non al meglio immaginiamo della condizione, non hai voluto rischiarlo. Beh Oggi avevo i due centrali difensivi che avevano problemi, Ugo Campagnaro lo conosciamo, un ragazzo che quando sta bene eh, dà l'anima, però comunque è sempre un giocatore a rischio a livello fisico, Bettella a stretti i denti. Con un problema al piede, fino a stamattina non si sapeva se poteva giocare meno, rischiavo di avere due cambi dopo un minuto. Palmiro chiaramente si è andato poco e sarebbe stato il terzo cambio, non potevo permettermi di giocare tre cambi nel giro di 15 minuti. Insomma. Giornata piuttosto negativa anche per gli attaccanti, Brunori sulla destra non ha inciso quasi nulla, Maluccio, anche Galano e Tuminelli. Sì, ma eh, insomma, eh, quando, quando si commenta un 3-1 le, le, le cose da salvare sono, sono poche. Sicuramente i ragazzi l'hanno messa tutta, non posso rimproverare niente. Chiaramente dobbiamo migliorare. C'è questa gara con il Pordenone, ma soprattutto fino al 2 settembre c'è il mercato. Chiederai alla società di accelerare, di portare i giocatori al più presto, quei giocatori che mancano? Beh, la sconfitta non, non, non cambia i tempi, noi sappiamo cosa, cosa manca dall'inizio del, del ritiro, quindi la società è assolutamente aperta a questo tipo di, di situazione. Stiamo cercando gli, gli innesti giusti per poter fare la squadra in un certo modo. Abbi Strappi di Matos potrebbero essere una cosa buona per il Pescara, è un giocatore che aspetti. Ma è un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, cui se dovesse arrivare Matos ben venga, ma comunque cerchiamo un esterno con quelle caratteristiche. Col Pordenone i tifosi si aspettano di vedere un altro Pescara. Ma anche noi, insomma, i, ragazzi sono, i ragazzi sono giù, quando si perde non c'è nessuno contento, quindi noi per primi, ma sicuramente anche i tifosi purtroppo non, non sono contenti, i primi di a essere dispiaciuti siamo noi.